Una domanda su Ostia, che è un territorio dove è drammatica l'emergenza legalità, l'emergenza illegalità presente. Sabella ha detto che non ci sono delle concessioni che siano, non c'è neanche una che sia regolare. E recentemente c'è stato un incontro del Movimento 5 Stelle con il sindacato dei balneari, un incontro a porte chiuse. Che vi siete detti? Guarda, ci risponde Manuela direttamente, che lei è una nostra portavoce. Manuela Cavazzini, ex portavoce. Allora, l'incontro non era a porte chiuse, ma era aperto a tutti. Certo. Era un incontro come istituzionale per cercare appunto di trovare una quadra. Io non ero presente, però è stato appunto organizzato e richiesto dalle sigle, perché volevano appunto, hai visto quello che sta succedendo, le tante cose che si dicono, volevano avere dei chiarimenti rispetto alla situazione. Noi ancora, quello che dici che Sabella ha scoperto l'acqua calda, perché sono 20 anni che si sa che sono tutti abusi sulle spiagge di Ostia, quindi se qualcuno si decide a intervenire siamo ben contenti anche noi che qualcuno faccia qualcosa. Per ora comunque ancora non abbiamo visto niente, come la questione Varchi, che se qualcuno ce la spiega dove stanno questi varchi, quali sono questi varchi, l'unico che c'è è impraticabile. E comunque invece la campagna mediatica su questa cosa è stata sbandierata come se fossero stati aperti questi varchi, ma noi cittadini di Ostia ancora non li abbiamo visti e non abbiamo capito di cosa si tratta, quando i varchi ce ne sono 60-70, diciamo, che fanno parte degli stabilimenti balneari, che hanno l'obbligo di far entrare chiunque. Quelli sono i varchi naturali che già esistono, quindi basterebbe far rispettare già la legge e quelli sarebbero già dei varchi pronti e non si sarebbe speso tutti quei soldi per buttare giù cancelli e cose varie. Però speriamo che se qualcosa succeda, noi ce lo auguriamo. Senta, visto che lei, diciamo, portavoce abbastanza esperta della materia di Ostia, le volevo chiedere appunto una valutazione sul lavoro di Sabella che sta facendo proprio su Ostia, cioè nel senso è una raccolta dati, non è un magistrato, lui adesso è un tecnico prestato alla politica. Sarebbe bello poterti rispondere, ma la trasparenza è inesistente, proprio più trasparente di così non ci poteva essere, perché da quando si sono insediati questa giunta comunale non si sa che cosa succede, non si sa, non c'è nel sito, non vengono più pubblicati gli atti, non sappiamo niente di quello che succede all'interno del municipio, perché non viene né pubblicato né reso noto, addirittura un semplice accesso agli atti è diventata un incubo per chiunque, anche per i cittadini. Già lo era prima, adesso ancora pure per noi è diventato difficile. Grazie.